Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi facciamo una pasta con i pomodorini freschi. Io andrò ad utilizzare i ciliegini che ho già lavato e tagliato in due, sono 300 grammi. Poi ho preparato uno spicchio di aglio, qualche foglia di basilico, utilizzerò un po' di peperoncino, 320 grammi di penne, poi il sale e 520 ml di acqua che ho fatto scaldare al microonde. Mentre la pasta andrà a cuocere, grattate anche un po' di pecorino. Volendo o mettere il parmigiano, io andrò a mettere il pecorino. All'interno del cucchiaio ho già messo 3 cucchiai di olio, lo sto facendo scaldare sempre con la modalità manuale, cottura normale e temperatura elevata. Quando arriveremo a metà della linea qua del preriscaldamento andrò ad inserire lo spicchio d'aglio. Vado ad inserire lo spicchio d'aglio. Facciamolo rosolare un pochino, attenzione a non allora, niente, ho messo i pomodorini, pensavo già di aver registrato, invece no. Quindi li sto facendo andare un pochino, tipo un minuto. Dopodiché vado a mettere il sale e il basilico che lo vado a rompere con le mani. Un cucchiaino di sale. E adesso unisco anche un po' di peperoncino. Guardate come vengono bene, mannaggia il vapore. Tiro un po' indietro, speriamo. Fateli andare un minutino. Dopodiché non ci resta che aggiungere l'acqua e la pasta. C'è un profumo che non vi dico. Guardate che bel sughetto che è venuto. Assaggiate, se serve unite un pochino di sale, io già l'ho fatto, per me va bene così. Io adesso vado ad unire l'acqua e la pasta. Ok, adesso fermiamo questa cottura e passiamo cottura a pressione per 7 minuti. Voi regolatevi sempre con la vostra pasta. A dopo. Mentre sta cuocendo la pasta, ricordatevi di grattare un po' di pecorino oppure, se preferite, del parmigiano. 4-5 cucchiai. Adesso vado ad aprire, mi sono dimenticata di dirvi che le dosi che ho utilizzato sono per 4 persone. E questo è il risultato. Adesso
Adesso metto un po' di pecorino e vado a fare l'impiattamento. Ed ecco qui il piatto terminato. Ho messo anche un filino di olio extravergine d'oliva crudo e ho guarnito con delle foglioline di basilico. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like. Se vi fa piacere, iscrivetevi al canale. Per ricevere le notifiche delle nuove ricette, cliccate sulla campanella in basso a destra. Grazie a tutti per la visualizzazione. A presto, un bacio.